Un mondo pittoresco e suggestivo attende i nostri inviati nel Kenya. Qui siamo nei pressi di Nairobi e in macchina partiamo per un weekend fuori dell'ordinario. Il benvenuto non ce lo dà questo austero guardiano, ma i veri padroni di casa, i Kudu e gli Impala. Ora è necessario lasciare l'autobus dell'albergo e proseguire a piedi. Le sole armi che noi cacciatori di immagini possiamo portarci dietro sono la macchina da presa e la macchina fotografica. Il tragitto non è lungo e improvvisamente ci troviamo di fronte al più originale albergo del mondo. È il Three Tops Hotel, l'albergo sugli alberi. Gli archi nell'interno sono fatti con zanne di elefante e le camere sono spesso attraversate da rami o da tronchi. L'hanno costruito quasi per gioco i prigionieri italiani durante la guerra ed ora è una delle maggiori attrazioni del luogo. Dalla terrazza si gode uno spettacolo d'eccezione. C'è una palude là in fondo e tra la palude e l'albergo ogni giorno vengono sparsi sull'erba alcuni chili di sale da pastorizia. È un po' come spargere sul davanzale molliche di pane. Richiamano i passerotti. Solo che qui i passerotti richiamati dal sale hanno nomi altisonanti. Bufali, grossi cinghiali da palude detti facoceri, timide gazzelle che diventano timidissime quando sentono l'orma dei passi spietati di qualche bufalo. O addirittura di un gruppo di rinoceronti. Suggestivo, vero? Beh, capisco che a voi piacerebbe molto vedere una di quelle famose cariche di rinoceronti di cui parlano i libri di avventure, ma a noi piacerebbe meno. Francamente, li preferiamo così. Al mattino i dilettanti della cinepresa sono alle cineprese con le scimmiette, che trovano sempre qualcosa da mettere sotto i denti quando agli ospiti dell'albergo viene servita la prima colazione. A sera, utilizzando un piccolo faro da 1000 watts, tentiamo di riprendere da 50 metri gli animali che vengono a bere al laghetto. Sono elefanti. Si riconoscono dalle zanne, scusateci, ma se usassimo dei veri e propri riflettori, vedreste la scena benissimo, ma non vedreste gli elefanti perché spaventati dalla luce non oserebbero avvicinarsi. Invece così ne abbiamo un'intera famiglia a portata di obiettivo. È giorno. Tentiamo allora di riprendere in pieno sole i colossi della foresta. Eccoli. Ci deve essere un comizio poco lontano dall'albergo. Ma che succede? Scappano. Forse il comizio non era autorizzato.